Fa molto piacere trovarmi qui alle Murate, perché per la prima volta dopo tanti anni ci sono molti attori che si sono riuniti per dare valore a questo fenomeno della crescita delle start-up. Certamente oggigiorno la start-up deve farsi delle domande precise: quanto velocemente vuole crescere? In funzione di questo trovare dei partner. Uno dei partner possibili e molto utili nelle fasi iniziali di vita è il business angel, che è un investitore privato, personale, che è di capitale di rischio, che può essere determinante nelle prime fasi. Porta dei soldi, porta delle competenze gestionali e porta delle conoscenze di mercato. Ecco, poter colloquiare, poter utilizzare nelle prime fasi di vita di una figura così è un'opportunità straordinaria. Come tutte le opportunità, però, bisogna saperla gestire. Non ci si può pensare di essere poco trasparenti o meno, ma bisogna avere le idee chiare e sapere voler crescere assieme per lungo tempo. Spero che questa giornata sia stata utile a tutti. Grazie. Sì, allora abbiamo cercato innanzitutto oggi di raccontare un po' come funziona localmente BAN Firenze, quindi soprattutto per le start-up che erano presenti le abbiamo invitate a visitare il nostro sito. Attraverso il nostro sito c'è un application e un form che rimanda alla piattaforma GAST e sulla piattaforma si possono lasciare tutte le informazioni. Noi da lì poi accingiamo per fare la selezione delle start-up. Noi ci incontriamo ogni circa 2 mesi con un evento, a quell'evento partecipano 4 start-up e quelle start-up sono selezionate da tutte quelle che abbiamo visto e di cui abbiamo ricevuto application nei 2 mesi precedenti, in buona sostanza. Lo stessa cosa faremo il 28 però è un evento un pochettino più strutturato perché è il nostro portfolio day, quindi parteciperanno anche tutte le start-up che abbiamo già incontrato e che abbiamo naturalmente già investito, con cui collaboriamo, e tutto questo sarà lo Student Hotel, la nuova location qui a Firenze, e poi seguiranno le 4 start-up nuove. Quindi se qualcuno è interessato va sul nostro Facebook Firenze Business Angel Network o sul nostro sito businessangel.network e trova tutte le informazioni per partecipare.